Non si può chiudere per colpa dello Stato che non paga, sono le parole di Giuseppe Guerini, presidente di Confcooperative Bergamo. Ormai la situazione è diventata davvero molto critica perché l'ammontare dei crediti cresce giorno per giorno e soprattutto si dilatano in maniera non più sopportabile i tempi di attesa per questi crediti. Questa situazione si una congiunzione particolarmente negativa con la difficoltà di tutto il sistema bancario italiano a sostenere crediti così lunghi, perché ovviamente tutto il sistema bancario europeo, non solo italiano, è in difetto di liquidità, insomma hanno scarsità di risorse, chiedono di rientrare dei crediti, fanno fatica a concedere ulteriori dilazioni dei crediti, quando un'azienda vanta un credito verso la pubblica amministrazione. Se in passato si poteva considerare quello un credito comunque certo ed esigibile, oggi i tempi di riscossione di questi crediti sono diventati davvero tempi troppo lunghi e quindi sostanzialmente il dubbio che questi crediti non rientrino in tempi congrui costringe le banche a chiedere alle aziende di rientrare. Le aziende sono in difficoltà e quindi il rischio che qualcuno arrivi fino alla soglia della chiusura comincia a farsi molto preoccupante. Quindi in sostanza cosa chiedete? Noi chiediamo che si acceleri fortemente il percorso che è stato come dire, concesso dalla Commissione europea che dice possiamo concedere all'Italia di sbloccare questi pagamenti, che tecnicamente significa che l'Italia viene autorizzata ad aumentare il suo debito pubblico perché sostanzialmente iscrive questi pagamenti che deve nel capitolo del debito e quindi libera delle risorse che materialmente in tantissimi casi ci sono, soprattutto nella nostra provincia ci sono molti comuni che sono cosiddetti comuni virtuosi che hanno queste risorse nelle loro casse, hanno una liquidità potenziale disponibile, ma non possono spendere per via del patto di stabilità che tiene questi soldi bloccati sulle casse centrali dello Stato. E quindi bisogna accelerare il processo di pagamento.